Buongiorno, benvenuti alla zuppa di porro di oggi, martedì 19 settembre. Ho avuto qualche difficoltà tecnologica, diciamo così, nel farla nei giorni scorsi, mi scuserete, ma oggi a casa dovrebbe funzionare tutto quanto. Qual è il tema del Corriere della Sera di oggi? Beh, insomma, forse per la prima volta non abusa il Corriere della Sera nel dire che all'interno del governo ci sono delle frizioni. Ovviamente i titoli sono alla giornale, no? Vi ricordate quelli del giornale che dicevano, cavolo, il giornale urlato, Di Maio all'assalto di Tria. E che diavolo! In realtà che cosa è successo? Pretendo, dice Di Maio, che Tria trovi i soldi per gli italiani. Questo riguarda la finanziaria e riguarda il documento di economico e finanziario che deve essere presentato entro il 27. Lì la battaglia è molto semplice, facciamoci a capire. Per trovare i soldi degli italiani, poi vedremo cosa vuol dire, bisogna aumentare il deficit. Tria vuole che sia, secondo i parametri europei, cioè gli accordi fatti con l'Europa, fermo all'1,5%. 1,6%, si tratta di un deficit quindi maggiori spese rispetto alle entrate, molto buono rispetto al resto dell'Europa. Pensate che in Francia il deficit è intorno al 3% nel 2019, mentre invece il governo vuole cosiddetta flessibilità, cioè più deficit, almeno di un punto percentuale in più, che sono 12 miliardi di euro, per poter fare manovre finanziarie che il governo ha promesso in campagna elettorale. Quindi Siri, oggi intervistato dalla Corriere della Sera, dice che vuole che si faccia il reddito di cittadinanza, vuole che si faccia la flat tax e che ci sono necessari i soldi per la Fornero, e che quindi che il deficit all'1,6% previsto da Tria è un po' stretto, perché non lascia nessuna possibilità di movimento. Secondo gli altri giornali la manovra dovrebbe essere dunque da 28 miliardi di euro, 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per la flat tax e 8 per cambiare la legge Fornero. Aug a tutti quanti voi. Però una delle questioni che forse non sono chiare al 90% dei grillozzi, ma anche di tutti quelli che ci ascoltano in televisione, ovunque, quando un ministro dice pretendo che si trovino i soldi per gli italiani, porca puttana, cosa vuol dire pretendo che si trovino i soldi per gli italiani? Guardate che i soldi non si trovano sopra gli alberi, i soldi non si generano dal nulla, non sono fatti dal nulla. Anche quei fenomeni che pensano che sia la Banca d'Italia che potrebbe riprendere la sua potestà e iniziare a fare soldi, facendo e stampando soldi si crea inflazione, quindi sostanzialmente non cambiano le cose, cioè il potere d'acquisto rimane uguale. I soldi non si creano, non si distruggono neanche. Quindi quando dice che pretende che si trovino soldi, pretende che il ministro dell'economia faccia più debiti. Quindi è facilissimo, no? Dice facciamo più debiti così siamo tutti più ricchi. E ragazzi, lo sa anche un bambino di 4 anni che purtroppo non siamo più ricchi se facciamo debiti. Oppure possiamo fare, come oggi dice Repubblica, continuare con la spending review. Intervistato Cottarelli da Repubblica dice attenzione, perché nel giro di pochi mesi non è che si riesce a tagliare tanto, e poi quando si taglia c'è sempre qualcuno che piagnucola. Comunque, divisioni all'interno del governo, ne vedremo di belle durante la campagna per la finanziaria. Ma la vera e imbarazzante situazione che si è venuta a creare oggi è la questione delle Olimpiadi, perché la questione delle Olimpiadi è la farsa all'italiana. Giorgetti oggi mi sembra parla con un paio di giornali, compreso La Stampa, si dice molto dispiaciuto perché dice non siamo riusciti a mettere d'accordo tutti quanti, e questa è figlia dell'incapacità veramente di mettersi d'accordo tra un sindaco torinese Grillino, un sindaco milanese Sala che voleva avere la primazia in queste Olimpiadi, e poi Zaia, ci si è messa anche la Lega che voleva le Olimpiadi a Cortina. E non contenti di aver fatto questa stronzata di queste specie di, lo chiamano le Olimpiadi alpine, cioè policentriche, immaginatevi voi che gran casino quando le Olimpiadi si basano su una città, beh, ovviamente non si sono messi d'accordo su chi comandava su queste Olimpiadi, e poi si sono sfilati i torinesi. Ma si sono sfilati i torinesi perché? Perché anche la stessa Appendino, che le voleva fortemente fare, oggi sulla Stampa si è molto lamentata dei suoi amici grillini romani che non le hanno dato una mano. Insomma, l'Appendino a Torino non mi sembra
sembra che godesse di un grande consenso politico per fare queste Olimpiadi. E poi tutto quanto, la polemica nasce su chi le paga le Olimpiadi. Insomma, ragazzi, è inutile che state a leggere i giornali. Oggi il giornale dice, pensate un po' voi, abbiamo affidato le Olimpiadi a un sottosegretario allo sport che è un impiegato di Decathlon. Questa è la polemica che fa oggi il giornale di Sallusti, che è una polemica anche comprensibile, ma mi sembra che anche Rizzo su Repubblica parla di questo. Ma io, più che occuparmi dell'impiegato di Decathlon che avrà avuto le sue pese, immaginatevi voi che tipo di mediazione, di potere, ma in Italia non comanda nessuno, non comanda veramente nessuno. In Italia è un gran casino. Vi pensate che noi non riusciamo a metterci d'accordo su tre città per fare le Olimpiadi? Una c'è le montagne, Cortina, l'altra c'è l'organizzazione, Milano, ma non mi risulti qua che ci sono delle grandi montagne, l'altra è Torino, che ha fatto le Olimpiadi nel 2006 e che però mi sembra che sia una città per cui il sindaco e il suo movimento politico si è candidata in quella città perché non si devono fare più grandi opere, grandi Olimpiadi, grandi sprechi di denaro, ladrocini. Insomma, questo è il paradosso di un paese di merda, quello delle Olimpiadi è proprio il paradigma di un paese in cui non si riesce a decidere nulla. Caso Intrieri è un'altra cosa stupenda oggi sul Corriere della Sera, perché questo Intrieri è l'uomo che tiene, secondo la sua dichiarazione al Fatto Quotidiano di 4 giorni fa, i dossier più delicati del ministro Toninelli. Solo che questo Intrieri è condannato per bancarotta fraudolenta e al Fatto di un paio di giorni fa dice: io lo rifarei tutto perché sono stato condannato per bancarotta fraudolenta quando ero amministratore della Gandalf, compagnia aerea poi fallita, perché ho preso dei soldi per pagare un fornitore. Ieri Giacomo Amadori sulla Verità dice: no caro, quei soldi, secondo quello che sono i verbali che tu hai depositato in Cassazione con gli avvocati, quei soldi non li hai presi per pagare un fornitore, cosa peraltro illecita, ma li hai presi per coprire i tuoi buffi in banca da 460.000 euro. Quindi hai preso dei soldi della società che stava fallendo per coprire i tuoi debiti in banca. Quindi sempre colpevole sei, sempre condannato sei, ma non fare il fenomeno dicendo che l'hai fatto per un fornitore, l'hai fatto per i cazzi tuoi. È evidente che la motivazione di condannare uno per un motivo o per l'altro cambia. Oggi lui viene intervistato al Corriere della Sera, anche perché questo, per esempio, deve guardare la bontà del bilancio dell'ANAS. Però ci sta, mettere Dracula all'Avis o un delinquente o un evasore fiscale alle agenzie delle entrate ci sta, perché conoscono bene il modo in cui si ruba il sangue e rubano anche il fisco. Quindi forse sta bene messo lì al ministero per controllare se ci sono dei falsi in bilancio all'ANAS. Io sono un garantista totale e penso che una persona che venga condannata possa essere riabilitata, e lui sarà riabilitata. Ma questa cosa gliela dovete spiegare a Grillo, questa cosa la dovete spiegare a Toninelli, questa cosa la dovete spiegare a Di Battista, questa cosa la dovete spiegare ai giornali tipo il Fatto Quotidiano, che ci rompono i coglioni come oggi hanno fatto sul fatto che la Lega ha deciso di, insieme alla Procura, di restituire 49 milioni a rate. E che cosa dice oggi il Fatto? La Lega la fa franca. Perché il Fatto non si occupa non di un accordo giudiziario fatto tra la Lega e il procuratore di Genova, del fatto che ha intervistato un delinquente secondo i suoi canoni, che ha rubato soldi a una società e ai piccoli azionisti per coprire i suoi buchi, come lui stesso ha ammesso davanti ai giudici, e oggi si occupa di vedere la falsità dei bilanci dell'ANAS? È la solita storia, ma va bene così, continuiamo così. Io sono il guru dell'aviazione civile, dice oggi su Corriere della Sera. Straordinaria la storia di Apple, questa la dovete sentire. Cosa succede? In Irlanda Apple paga lo 0,005 di tasse per un accordo che aveva fatto lei e tante altre multinazionali per insediarsi in Irlanda. È la fortuna dell'Irlanda, 300 miliardi di PIL all'anno. Direi un terzo, mi sembra, un terzo viene dai colossi americani che si sono stabiliti lì. Perché si sono stabiliti lì? Perché non pagano tasse. Non diciamo cazzate, non perché è bello vivere a Dublino, non so dove vivono, ma perché non pagano tasse. La Commissione Europea ha inflitto una multa alla Apple e l'ha inflitta all'Irlanda dicendo: vi dovete far pagare 14 miliardi di tasse evase negli ultimi 10 anni. Non evase, non fatte pagare, perché non sono evase, era tutto legale. E l'Irlanda ha detto: no, non li voglio, non li voglio. Invece Apple finalmente paga questi 14 miliardi, hanno fatto tutti quanti i ricorsi, e l'Irlanda, che con 14 miliardi farebbe la finanziaria della Madonna, altro che quella di Tria, perché è un'economia ridottissima rispetto alla nostra, prende questi soldi e li deposita in un conto congelato, non li vuole avere. La morale qual è? È che gli irlandesi dicono: se facciamo basse tasse vengono qua le imprese e siamo tutti quanti più ricchi. Adesso, senza arrivare al paradosso dell'Irlanda che fa tasse
zero e ha accolto le multinazionali americane. Forse un po' di incentivi fiscali alle nostre imprese converrebbe darli alle persone fisiche, alle imprese, e a rendere un po' questo stato in cui Di Maio dice devi trovare i soldi. I soldi si trovano solo attraverso le tasse e i debiti. Quindi invece di pensare a trovare i soldi, che sono cosa buona e giusta, i soldi bisogna ridurli nella spesa pubblica. 800 miliardi di euro di spesa pubblica in Italia, di cui 80 sono obbligatori, sono le tasse sui mutui, gli altri invece sono tutte spese che più o meno possono essere comprimibili. Vi ricordo a tutti quanti voi, intervista del Messaggero del ministro Bongiorno, che dice in questa fase dobbiamo assumere 460.000 dipendenti pubblici, e là va a trovare i soldi. Straordinario. Oggi veramente il Corriere della Sera ha quasi superato se stesso. Io ho una specie di attenzione maniacale nei confronti delle aperture del Corriere della Sera, che è diventata di un grande imprenditore Cairo, un po' come Berlusconi col giornale. Anche Berlusconi col giornale, no? Come possiamo dire, siamo tutti vittime dei nostri editori. Ma oggi vi voglio far vedere che cosa dice. Cose, le aperture, cioè le testate del giornale. Uno, la collana di management che è aperta da Cairo, con foto di Cairo in economia, quindi pezzone su Cairo che fa questa nuova cosa. Poi la foto di Di Maio che parla di Tria, qual è? Quella di Di Maio che è ieri ospite a Ballarò, trasmissione di Cairo. Terza foto, reportage di Formigli, che andrà in giovedì in onda, altra paginata sul reportage di Formigli che sarà straordinario. Terza pagina dedicata a una roba di Cairo. Quarta pagina dedicata anch'essa a una roba di Cairo, ho sposato una Miss Italia che ha fatto l'altro giorno la trasmissione. Questo è un modo sinergico di utilizzare l'editore, un editore che mette su internet solo i suoi programmi televisivi, solo i suoi articoli, un editore che nel giornale mette soltanto le informazioni che riguardano la sua televisione, un editore che quando viene premiato anche per, non so, gli danno la mano, ottiene una apertura sul giornale oppure sui libri dell'editore. È un gruppo editoriale che però ogni tanto, forse in maniera un po', questi imprenditori, Berlusconi, Cairo, diciamo, sono molto bravi a fare, diciamo, sistema. Mi piace come si muovono. Il capo degli 007 tedeschi, che si chiama, adesso me lo sono dimenticato, Seehofer, viene accusato di essere filo nazista per una storia di una ragazza che viene uccisa. Viene considerato di essere un filo nazista dai socialdemocratici che governano con la Merkel. Allora, se in questo mondo in cui ci sono tutti i piccoli Mussolini che crescono, secondo quello che ha detto il commissario Moscovici, se tu sei un cazzo di capo dei 007 filo nazista, secondo quello che dicono i socialdemocratici, o ti fanno un processo o ti mandano a quel paese, ti mandano a casa. Invece cosa succede in Germania? Che il filo nazista, considerato filo nazista, non Salvini, non Di Maio, non respingimenti, filo nazista, sapete che cosa fanno? Lo tolgono da capo degli 007, già di questo un po' mi preoccuperei che il capo degli 007 viene considerato un filo nazista, e lo mettono a sottosegretario degli interni, aumentandogli lo stipendio. Oggi in un articolo incomprensibile di Lietta Tornabuoni ci sono un po' di dettagli su questa cosa, incomprensibile perché come sempre gli inviati in Germania, a New York, eccetera, prima di raccontare il fatto, raccontano il loro punto di vista. Ma chi se ne frega del loro punto di vista? Il fatto è talmente forte che è stupendo. Un filo nazista, non lo so se lo sia, ma così viene accusato, viene tolto dal capo degli 007 e viene messo al governo. Tutto questo mentre dicono che in Italia ci sono dei Mussolini che crescono. Allora io chiederei ai ministri francesi di occuparsi degli 007 tedeschi filo nazisti e non romperci le balle a noi. Facciamo prima, no? Il capo degli 007 tedeschi. L'ultima cosa riguarda l'intervista a Conte sulla Verità fatta da Mario Giordano, che parla di pace fiscale, dice si farà il condono fiscale, non lo chiamano così, ma per tutti è questa roba qua, così come si farà il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma della Fornero. Wow, si fa tutto quanto. Quello che si fa è certamente la pace fiscale, perché è l'unico modo per recuperare soldi. E il dice Conte che ci saranno dei meccanismi di gradualità. Giordano da par suo lo incalza chiedendogli come, dove, quale, eccetera. Sostanzialmente la risposta di Conte a tutto è vedremo. Sapete che io penso che lui sia un Forlani rinato, però obiettivamente a 20 giorni dalla presentazione della legge finanziaria non può che fare il Forlani su questioni di questo tipo. Solidarietà, dice, totale a quello che fa Salvini. Direi
che per oggi è tutto. Se vi piace questa zuppa, condividetela e ricordatevi, quando vi dicono che l'Italia è un paese un po' filofascista, ricordatevi nel vostro bar, nel vostro piccolo consesso, dice: ah, l'Italia è un po' filofascista, può anche darsi. Mi spieghi come si chiama il capo dei servizi segreti tedesco? Ma dimmi il nome. Ma non lo so il nome del capo dei servizi, te lo dico io il nome, Seehofer. E scusami, secondo te che gli è successo nei giorni scorsi? Ma non lo so. Beh, sai, gli hanno detto che era un filo nazista. Ma chi gli ha detto? Un pazzo, Linke, no? Gli hanno detto i socialdemocratici. Ah, i socialisti dicono che è un filo nazista. E che è successo? L'hanno fatto fuori dai servizi segreti? Sì, l'hanno fatto fuori perché hanno detto che era un filo nazista. Ah, beh, per fortuna un filo nazista adesso che non sta più nei servizi segreti. Sì, l'hanno fatto sottosegretario agli interni, con grande applauso del ministro degli interni, capo dei democristiani bavaresi. E quindi i fascisti in Italia sono il grande problema, l'ondata nera. Per fortuna che c'è la Germania. Ciao!